Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati in un nuovo video su The Division 2. Oggi finalmente siamo qui con una nuova build, la prima build per quanto riguarda la nuova patch, la nuova espansione di Warlords of New York, e mi sembrava il caso di farvi vedere insomma un po' come funzionava e com'è, soprattutto se ne vale la pena, dell'assalitore. Per chi non lo sapesse, l'assalitore appunto è un set vecchio, è un set che noi conosciamo bene perché arriva da The Division 1, è stato leggermente modificato rispetto al primo capitolo, però insomma è sempre lì alla finestra, forse tra i set più forti, anche se in realtà le sensazioni che mi ha dato soprattutto all'inizio non sono state super positive. Comunque, prima di iniziare vi spiego velocemente dove si prende. L'assalitore è un set che si può trovare all'interno del mondo di gioco in qualsiasi punto, nel senso che una volta che voi avete sbloccato la mappa e vedete appunto sulla mappa i vari bottini che si possono trovare, basta che andate dove c'è appunto il simbolo del gear set e potete appunto trovare l'assalitore come qualsiasi altro set. Quindi è un drop random del mondo di gioco, non dovete fare altro appunto e giocare e andare appunto dove ci sono i gear set. In questo momento sono sulla Dark Zone, ma possono essere in qualsiasi altra zona o in qualsiasi altra missione. Allora, come sempre, vediamo prima i talenti, quindi vediamo prima che cosa ci dà il gear set dell'assalitore, dopodiché vi faccio vedere come l'ho messo io all'interno della build. Allora, con due pezzi ci dà un 15% di maneggevolezza arma, con tre pezzi ci dà un 15% di cadenza di fuoco e con quattro pezzi appunto c'è il perk dell'assalitore. I colpi a segno con un'arma fanno ottenere lo 0,5% danni arma, cumulabili fino ad un massimo di 50 volte. Ogni secondo la quantità accumulata poi si riduce di 1 e ogni colpo mancato fa perdere invece 3 unità. Come sapete, da questa patch sul giubbotto e sullo zaino ci sono dei perk particolari che aumentano appunto le statistiche di questi gear set. Sul giubbotto c'è aumenta il massimo di unità accumulabili di scommessa del giocatore da 50 a 100, quindi tra virgolette riusciamo a fare più danno, mentre sullo zaino abbiamo la possibilità di ridurre le unità di bonus di scommessa del giocatore perse a causa dei colpi mancati da 3 a 2, quindi ogni volta che manchiamo un colpo, anziché perdere 3 stack ne perdiamo 2. Il che non è male, però come potete vedere dalla build che sto usando in questo momento, ho deciso di non usarla perché, non lo so, da 3 a 2 i talenti sullo zaino ci sono talenti forti secondo me che danno tanto respiro al DPS e usare forse quel talento lì era un pochino restrittivo. Comunque, detto ciò, come lo sto usando io l'assalitore? Come vedete sto usando tutti e quattro i pezzi e sto usando il perk del giubbotto. Ad occhio potete vedere anche che sono completamente sulle armi da fuoco, infatti ogni pezzo ha come attributo primario ha danno arma. Naturalmente la build, raga, sono passate praticamente poche ore dall'arrivo dell'update, quindi non è stra ottimizzata. Per esempio vorrei un altro zaino, perché qui ad esempio ho un buon danno arma, ho un talento buono ma che non è quello che cerco e purtroppo gli attributi secondari non sono il top. Qui avrei preferito veramente tipo un full DPS con danno arma, danni colpo alla testa, probabilità eccetera eccetera, danni critici, insomma vorrei uno zaino migliore. Però insomma, per quello per cui siamo qua, quindi per farvi vedere come funziona la build, va decisamente più che bene. Piccolo appunto, vi faccio vedere anche una delle armi più forti del gioco in questo momento, che è il Carnificina, che altro non è che la versione nominale del Negev, che è appunto la mitragliatrice, molto simile al Carnificina, che appunto si può trovare in qualsiasi missione. Insomma, è un drop random, se cercate appunto sulla mappa, come vi ho fatto vedere prima, la missione o la zona dove droppano le mitragliatrici, potete trovare anche questa. Io in questo momento sto usando il Carnificina, ma preferirei 100.000 volte un Negev, magari con colpo di coda, visto che comunque mi sto spingendo la build appunto sui danni arma e soprattutto sulla probabilità di colpo critico. Infatti non è male, diciamo che il suo perk è statico totale, 25% danni arma contro nemici con emorragia, dopo 3 uccisioni emorragia viene applicato al prossimo nemico colpito, quindi diciamo che riesco a fare l'emorragia per conto mio. Però diciamo che ho bisogno di una mano. Se sono in team, sicuramente una way to go è quella di andare con l'alveare, con lo sciame. Il pungiglione, come vedete, applica lo stato di emorragia. Io lo metto in mezzo dove ci sono tutti i mob
quando vedo che qualcuno viene colpito da emorragia, sparo a lui e mi becco un bel 25% di danno in più. Altrimenti, naturalmente, sono obbligato per forza di cose ad andare da solo con il rianimatore, perché altrimenti facciamo una brutta fine. Detto questo, vi faccio vedere velocemente tutti i pezzi e dopodiché vi faccio vedere un po' di gameplay e parliamo un po' del set. Allora, sulla maschera sto usando il Sesca Biroba perché con un pezzo solo ci dà il 10% di probabilità di colpo critico, e sulla maschera ho danni arma, danni critici e probabilità di colpo critico. Come vedete non sono ancora con le stat cappate, quindi non sono dei veri e propri godroll quelli che sto usando, però insomma già così è meglio, per esempio, che andare con dei pezzi dove magari ci sono attributi che non ci servono. Come vi dicevo, ho un giubbotto assalitore con danni arma e doppia probabilità di colpo critico. Come vedete, su alcuni pezzi si può staccare questa roba qui, e soltanto il petto mi dà un 10,5, che non è affatto male. Poi ho la fondina, come sempre, danno arma e probabilità di colpo critico. Sulle ginocchiere ho danno arma e probabilità di colpo critico. Sui guanti ho danno arma e probabilità di colpo critico. Insomma, state vedendo dove sto andando con la build. E appunto sullo zaino che vi ho fatto vedere prima, come vedete non ho il top del top, quindi questo qui sarà il primo pezzo che andrà via. Come talento ho imperturbabile, mentre se è a riparo i danni arma aumentano del 15%. Quindi, siccome il gioco è decisamente cambiato rispetto a prima e siamo molto dietro le coperture perché i nemici fanno molto, fa molto male, questo perk non è affatto male, soprattutto se si è in solitaria. Se si è in gruppo, un altro perk che io vorrei provare è, eccoci qua, scusate, stavo aprendo appunto la libreria per vedere i talenti, si chiama Vigilanza, il 25% danni arma totale, se subisci danno l'effetto viene sospeso per 4 secondi. Se si è in team, e anche se si è da soli ma si usa l'esca, perché come vedete vedrete nel gameplay, l'esca è molto molto utile anche quando si è da soli, per 4 secondi, quando non si subisce danno, quindi quando non si riceve nessun colpo, si ha il 25% di danni arma totali, che non è affatto male. Calcolate che imperturbabile in questo momento me ne dà il 15, è il 10% in più. È vero, bisogna stare attenti a non essere colpiti, però 4 secondi senza essere colpiti, insomma, soprattutto quando si è in gruppo, è fattibile, e quando si è in solo si può usare l'esca. Appunto, come abilità uso l'alveare rianimatore e l'esca, molto molto utile l'esca, raga. Se sono in gruppo uso il pungiglione per aumentare appunto il danno con l'emorragia, quindi prendo un ulteriore 25% dall'arma. Allora, come si comporta l'assalitore? Allora, l'assalitore in realtà, per quanto riguarda il suo perk, quindi quello dei quattro pezzi, mi aspettavo di più, nel senso che è molto difficile riuscire a tenere il bonus alto per una serie di motivi. Vuoi che appunto l'arma magari non è troppo precisa, vuoi che comunque quando il nemico muore un po' di colpi vanno persi, e comunque in generale quando vieni flinciato un po' di colpi vanno persi, e quindi a meno che non si è nella condizione di riuscire a mettere tutti i colpi a segno, come magari può essere contro un nemico vicino o contro un nemico grande, come possono essere magari gli incendiari con le bombole o magari i nemici con lo scudo, il perk non si carica tantissimo, il che non la rende un super set. Ecco, insomma, non lo sento forte come prima. È sicuramente un set da DPS, su quello non ci piove, e se si ha la possibilità di caricare il perk al massimo, il danno lo fa e si sente. Però ecco, non mi sento di metterlo in top tier, soprattutto anche per quanto riguarda il PvP. Abbiamo visto come il PvP in questo momento è diventato molto, ma molto difficile, tra virgolette, perché il time to kill è diventato molto basso e ci vogliono praticamente 1-2 secondi per uccidere un nemico, e quindi l'assalitore praticamente non si carica mai, al contrario di The Division 1, dove magari il time to kill era molto molto più lungo e la possibilità di fare face tank era più abbordabile. Quindi l'assalitore si riusciva a caricare molto molto meglio anche in PvP. Qui purtroppo non abbiamo questa possibilità, quindi in questo momento l'assalitore secondo me lo consiglio soltanto per quanto riguarda il PvE, anche se anche lì un pochino di dubbi vengono, perché è decisamente situazionale, non sempre si riesce a caricare il perk, però come vi dicevo, quando si riesce naturalmente il suo danno lo fa.
Detto questo, le migliorie o le modifiche che si potrebbero fare a questa build, velocemente ve le faccio vedere. Un'alternativa potrebbe essere quella di mettere lo zaino e magari sul petto andare a cambiare e mettere qualcosa di diverso, magari se volete proprio cercare il massimo del massimo, riuscire a mettere sul petto, ve lo prendo un secondo, ultra pericoloso che calcolate che va usato con cautela, appunto è ultra pericoloso, perché anche qui tutti i danni che infligge aumentano del 25%, i danni che subisci invece aumentano del 50%, quindi volendo potete andare così. In questo modo qui gli stack che perdete grazie allo zaino sono minori, in questo modo qua sono minori, però naturalmente perdete un po'. Se volete proprio andare super mega full potete addirittura decidere di fare imperturbabile con ultra pericoloso, oppure l'altro talento sullo zaino che è appunto che vi dà il 25% quando non subite danni, e mettere l'assalitore, magari una maschera assalitore, così in questo modo qui, non calcolando completamente appunto i bonus in più, quindi arrivando ad uno stack massimo di 50, che comunque è buono, ma anche perché difficilmente poi in game riuscirete ad arrivare al 100, è molto 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 situazionale. E questa potrebbe essere una variante molto ma molto da DPS che potrebbe essere interessante, decisamente soltanto quando si è in gruppo, perché altrimenti con ultra pericoloso sul giubbotto diventa veramente difficile da gestire in solo, però si potrebbe fare. Questa è una variante che sicuramente nei prossimi giorni in live, come sempre, forse magari proverò. Vi ricordo che noi siamo a provare tutte queste varianti delle build in live su Twitch. Il link, come sempre, lo trovate in descrizione. Dunque, questo quindi era l'assalitore. Fatemi sapere anche voi se ve lo state buildando, come lo state facendo, se questo video, appunto, come sempre, vi è stato utile. Fatemelo sapere qui sotto. Io vi ringrazio di averlo guardato. Ci vediamo alla prossima. Ciao.